Anna Ferreira, 46 anni, di Tavernelli di Colli al Metauro, un mese fa è stata punta dal ragno violino mentre era seduta su una panchina di un parco, dunque non in casa. Ce l'abbiamo al telefono. Buonasera, Anna. Buonasera, signor Ferri. Allora, dunque, innanzitutto è qui a raccontarlo, quindi questo già è una bella cosa, anche perché, nonostante, come ci dirà poi tra un po', insomma, lei sia stata punta, non è stata così subito veloce ad andare all'ospedale. Ci vuol raccontare innanzitutto che cosa è successo, dove è successo e poi un po' tutta la cronistoria. Niente, io mi trovavo in un parco e ho sentito un morso che lì per lì non è che ho dato tanto, non ci ho fatto tanto caso, non ci ho dato tanto peso. Poi sono andata a casa e c'era questo ragno schiacciato e mi è stato detto che era un ragno violino, ma anche in quel caso più di tanto non ci sono stata dietro, se non il giorno dopo il dolore era aumentato e la gamba comunque era trasformata perché comunque nell'arco della giornata tra il dolore e la colorazione era cambiato molto. E alla sera, grazie al mio compagno che ha avuto il buon senso di accompagnarmi subito al pronto soccorso, lì mi è stato fatto subito una puntura, dell'antibiotico, e dopo 10 giorni ho iniziato a sentirmi un po' meglio. Ecco, lei è andata innanzitutto all'ospedale di Fossombrone, Sì, mi di dice. Fossombrone, sì, assolutamente sì. Di Fossombrone dopo un giorno e mezzo, ma in realtà che Sì. cosa le hanno detto i medici? Mi hanno detto che dovevo correre subito, non dovevo aspettare perché non ero morso da aspettare. Purtroppo io, avendo problema di allergia, per quello non ho dato peso, perché si era gonfiato subito, ma cioè, Nel senso che non. lei si gonfia anche quando le pungono Ecco, una le zanzara, le punge zanzare, una zanzara, ecco. quindi non ha dato molto peso a questo morso, anche se lei si è accorta che era un ragno, perché l'ha visto dentro i pantaloni quando poi se li è tolti. Ora, lei era seduta su una panchina in un parco pubblico a Tavernelli di Colli al Metauro, quindi non si è accorta di nulla se non quando è stata pizzicata. In quel momento lei non ha dato peso però a No, questo. assolutamente, mi sono accorta di aver ucciso qualcosa. Poi a casa ho trovato questo ragnetto qua schiacciato, ma siccome lì per lì non ho pensato neanche tanto alla conseguenza del ragno violino, perché so che di solito scappano ma non attaccano. Si vede che lì si è sentito intrappolato nei pantaloni e avrà reagito, ecco, Ecco, diciamo quindi così. come cura abbiamo detto una decina di giorni e poi diciamo tutto è Sì, tornato come nella normalità. cura antinfiammatorio e antibiotico, comunque una gran cura di antibiotico perché insomma il veleno, cioè è un veleno abbastanza potente, ecco, Adesso è come. diventata aracnofobica oppure continua tranquillamente Un ad andare pochino sì, nei ma più che parchi? altro non sottovaluterò più nessun tipo di puntura, quello sicuramente, perché me la sono vista veramente brutta.